quindi mi sento un pochino diversa, non me l'aspettavo naturalmente. Carissima Mafalda, ci mancheranno tanto il suo sorriso gentile, la sua serenità e la sua capacità di portare armonia. Grazie di tutto questo e anche di tutte le cose generose e buone che noi siamo sicuri farà in questo prezioso tempo libero ritrovato. Con queste parole il procuratore capo Cristina Tedeschini, a nome della Procura della Repubblica di Pesaro, ha voluto ringraziare e salutare la prima pensionata dopo l'emergenza coronavirus. Mafalda Tomasini, di Fenile di Fano, ha lasciato emozionata il tribunale dopo 25 anni di servizio per dedicarsi a pieno regime alla sua famiglia e alle sue passioni. Con 42 anni di lavoro tra Procura di Pesaro, Procura di Urbino, 12 anni nel privato e 2 negli enti locali, Mafalda ha effettuato il suo ultimo servizio, raggiungendo così il traguardo della pensione. È emozionante, sì, perché ieri l'ultimo giorno e oggi il primo giorno da pensionata. Quindi non so come mi sentirò, diciamo che è tutto da provare. Naturalmente ci siamo dovuti salutare in modo del tutto particolare. Chiaramente la sorpresa mi è stata fatta da parte di tutti i miei colleghi della procura, ma naturalmente abbiamo dovuto mantenere le distanze con le mascherine tutti quanti e nonostante tutto è stata un'emozione. Il procuratore capo anche questo mi ha fatto una sorpresa, mi ha scritto una bella lettera di saluto e anch'io a sua volta ho ringraziato i miei colleghi per tutti questi anni che abbiamo vissuto insieme. Posso chiederle che cosa ha scritto nella sua lettera? Ho scritto questo: è arrivata l'ora della partenza. Andare in pensione è un passaggio importante della vita. Posso considerarmi fortunata perché alla Procura della Repubblica ho potuto fare un lavoro che mi è sempre piaciuto fin dai tempi della scuola. Avrei desiderato salutare tutti in modo festoso e abbracciarci, ma questo non è potuto avvenire. Il coronavirus costringe ad un saluto digitale. Vi dico grazie e chiedo anche scusa se qualche volta per errore è stato difficile collaborare. Spero che il Signore mi accompagni in questa nuova vita e che è una bella tappa. Vi abbraccio, rimarrete nel mio cuore e ho augurato un in bocca al lupo a tutti quanti. In che modo impiegherà il suo tempo ora? A chi o a cosa si dedicherà? Mi dedicherò innanzitutto ai miei nipotini, perché ne ho due, uno di 7 anni e uno di 4. Certamente mi mancherà quella parte di lavoro che serve a socializzare, ma non vorrei drasticamente lasciare il rapporto umano, perché per ben 7 anni ho lavorato alla ricezione atti della procura, sempre a contatto con il pubblico, e quindi vorrei mantenere un rapporto umano magari in una comunità, magari dare un aiuto, un sostentamento, magari perché no, in parrocchia, in qualche centro dove ci sono dei bambini bisognosi. E questo è quello che ho in mente. Mafalda, sempre con l'intento di aiutare il prossimo, ha fatto una richiesta ben precisa ai colleghi. La vita mi ha regalato tanto, allora ho detto ai miei colleghi di non farmi il regalo, ma di fare una donazione, perché voglio donare il ricavato a qualcuno che ne ha bisogno, soprattutto in questi tempi. E vi posso dire che la busta è già pronta e la consegnerò quanto prima a chi ho già destinato.